segretario federale della Lega, ma da nord a sud per tutti il capitano Matteo Salvini! Al segretario federale della Lega, ministro degli interni, l'uomo che sta unendo un popolo da nord a sud, Matteo Salvini! Davanti alle persone che stanno qua. Oggi Di Battista ha detto: se Salvini vuole fare la TAV deve tornare con Berlusconi. Si trova l'accordo come l'abbiamo sempre trovato. L'Italia ha bisogno di viaggiare meglio e di inquinare di meno, quindi lo faremo. Ma un compromesso quindi per fare un'opera ridotta? C'è già il compromesso? C'è già un'idea. Per ridurre l'impatto ambientale, però inquinare di meno, spendere di meno, viaggiare in maniera più. Ma sarà fatto dopo l'europeo a questo punto. Ma io spero che ci faccia il prima possibile. Ragazzi, mi fate parlare. Buonasera a tutti e un abbraccio anche ai 20 resuidati bellici comunisti dai centri sociali di Giulianova, senza i quali questa piazza non sarebbe uguale. Pensate come gli Erode, che pensano di rappresentare il popolo mentre rappresentano ormai solo se stessi e il loro centro sociale. Quindi il popolo è qua. Il popolo è qua e penso che in 7 mesi abbiamo fatto più noi dei compagni di sinistra negli ultimi 7 anni, e quindi sono vicino a quei ragazzi che adesso tornano a farsi 2 cani e a giocare alla PlayStation. E noi parliamo di Abruzzo e parliamo di futuro, che è meglio. Ho la maglietta di Giulianova perché tra un po' ci vedremo in Champions, Milan-Giulianova. Sarà una delle partite di cartello. Scherzi a parte, io ringrazio l'Abruzzo perché la regione ha scelto di farci votare, di farvi votare in pieno febbraio, pensando che la neve e il freddo avrebbe bloccato qualcuno, e invece io sto trovando piazze piene, entusiasmanti in giro per tutto l'Abruzzo, e vi dico grazie di cuore perché mi state dando una gioia, un'energia, una voglia, una forza. Possono denunciarci, indagarci, minacciarci, non c'è problema. Quando uno sa di lavorare per la propria gente non ha paura di niente e di nessuno. Lo dico a qualche giudice: se difendere i confini dell'Italia, bloccare gli scafisti, bloccare i barconi. Hello, yes, British nationalism will rise again. Trust me, it will. You've just watched a video of Matteo Salvini of Italy. He's having a rally in some marketplace, not quite sure where about in Italy. It was sometime earlier on this evening. He's loved, he's adored, he's respected by the Italian people. He really is a man of the people. They adore him. And he's also a proper man's man, isn't he? But the reason I've included this video is that's how we should have been welcomed in Manchester after the Manchester Arena bombing. That's how we should have and would have been welcomed by the people of Manchester. Instead,
they had to listen to so-called politicians like Andy Bainham, who's already abdicated and surrendered. They had to listen to this nonsense that we're not scared and get a bumblebee and listen to some idiot recite poetry. Now, they didn't want all that, the people of Manchester. They wanted the truth, and we would have given it to them. We'd have had the people of Manchester behind us 100%. Then we could have fielded candidates, and our slogan would have been, "Vote the fuckers out." Spelt differently, I wouldn't have put it on the posters like that, but spelt differently, but meaning exactly the same. Vote the fuckers out, and the public would have loved it, right? But instead, we've let them down. We've abandoned them. We've forgotten them. Well, this has to change, and it will change. We can go back into the white enclaves, the white communities, surrounded by hostile neighbours, and we're going to get them back up on their feet. We're going to give them hope again. We're not letting them down. We're not surrendering or abdicating like them fuckers in Westminster. We're going to be here for our people. British nationalism will rise again. Okay, thank you.